Che bell'inizio, signor Nanni, che bell'inizio! Scusate, non sono raffreddato, non vi posso contagiare, ma è l'atmosfera di sto maledetto manicomio. Che bello, dove eravamo arrivati l'ultima volta? Ci avevano scaraventato in un bel cumulo di carne. Andiamo avanti, non perdiamo tempo, voglio scoprire che cosa si Tenga cela di... accesa quella videocamera, le servirà. Cosa si cela? Guardi avanti. No, 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 ma che... Cosa le avevo detto prima di cominciare? Mi aveva detto di chiudermi la tappa. No, le ho detto che le arrivava davanti e che doveva raggirarlo. Bel Come modo. facevo a raggirarlo? Che è C'era lì dalle scale, bello la che... scala. Va intorno alla scala, lui la insegue, fa girotondo e va sopra la scala mentre lui rimane giù. La fa facile. Doveva esercitare. Ecco. Adesso? Adesso un po' di furbizia. Scavalchi quel tavolo, così la prenderà. È proprio la strategia più stupida. Aiuto! Per le Ok. scale. Oh. A sinistra o a destra? Destra, su. Dritto, 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 dritto. Sinistra, no, scusa. Madonna, anche Destra. te! No, non lì, non lì. Porcellino, Porcellino, porcellino. porcellino, calogero sono io. No, 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 lì. Comunque in questi giochi horror ci si tiene molto in allenamento, si fa molto jogging. Si muova. Dove? Destra. Spenga la videocamera. Giù. Porca puttana, che spavento! Che cazzo è? Nessuno l'importante. Nessuno di importante. Beh, calogero per adesso non dovrebbe darci problemi. No, è troppo grosso. Non serve la videocamera lì. Qualcuno ha lasciato qui un cadavere? Liscia la tua Ah, no, pelle. no, questo ti vuole. Non credo che ti possa fare male, però. Stai scherzando con quelle spalle? No, lasciami. Ma la camicia di forza, Ma è un peso di 90 kg quello sicuro, mi ammazza. È cieco però, non ci vedo. Porca troia. Anche te potevi giocarci di più e vedere dove andavamo. Guarda qua, stiamo andando in giro tondo con sto scemo. Ma lasci perdere. Suppongo che non dovremmo andare di qua. Andiamo a vedere un po' se qua c'è qualcosa da fare. Sicuramente sarà chiusa. Come fa a saperlo? Lo sa sempre lei quando è tutto chiuso. No, dobbiamo andare lì. Non le fa Voglio niente. aiutarti? Ah, No, non è bene. vero. Non vuol fare niente. Non è capace di far niente. È una nullità. Mi può dare un'indicazione? Non mi dà un'indicazione. Guardi sulla sinistra. Non aver paura. Una cella. A parte Potrebbe trovare qualcosa di interessante. merda. La merda qua c'è, tutta merda, tutta merda. Serino. Lì. Un'altra cella. Possiamo gentilmente... Ecco, così dovremmo... Ma perché sono tutti così trascurati? Non si lavano, non si puliscono. C'è qualcosa che brilla lì. Che cos'è? Una bella batteria, batterie, batterie. Presto ne avrà bisogno. Dovremmo riuscire Sia a... sempre sulla sinistra. Dovremmo riuscire in qualche modo a trovare un... Bisogna salire, quello sì. Forse dovremmo spostare qualcosa, non lo No, so. non mi pare. Perché è brutto qua? Nessuno ci dà una mano, niente. Già tanto che non ce la stacchino la mano. Ah, mi sembra facile allora. Siamo stupidi noi. Ecco qua. Ok. E adesso dovrebbe essere facile la storia da qui in poi. Non serve la videocamera, E questo. che signore, aiuto! Mi molli! La prego, mi molli! Sono bello, ma mi molli! E che cazzo! Mi viene in mente quella scena di Fantozzi. Oh, l'anticoppato! No! Le faccio No! vedere qua sotto. No! No! Ti do un indizio, è ancora in corso l'esperimento, è ancora in corso. Morti fanno esperimenti sul vivo. Porca miseria, mi sono sbucciato il mento. Vabbè, comunque sia, blocco D. No.
No. E ovviamente ci vuole la chiave magnetica e noi andiamo su a prendere la chiave magnetica. Andrà avanti finché non ti spezzi. Oh. Che? E la tira della pietra. E questo? Oh. Ai. Merda. Lasciami. Sparito. Mannaggia la miseria. Non mi molla. Vaffanculo. Anche noi che cominciamo queste belle serie. L'idea è stata sua. Ah sì sì. Non si spaventi. Non le farà niente. No. Crediamo nelle cose sbagliate. Questo è pure. Una porta aperta. Chi se l'aspettava? Comunque. Scia di sangue. Dovremmo seguire quella scia di sangue, suppongo. Anche perché scommetto che quella porta è chiusa. Tanto vale provare. Proviamo. No. È chiusa, quindi io dico di andare nel cunicolo lì. Ma era anche facile, segui il sangue. Ecco. Ah, credo che tra un po' finiremo nelle fogne. Io dico di seguire il sangue. Wall Rider, Wall Rider. Wall Rider vuol dire? Rider è cavalcatore. Sono i bagni questi, sì, sono le docce. Sì, cioè, hanno avuto le mestruazioni con tutto quel sangue. Non ci sono femmine qua, hai notato? Deve essere un istituto psichiatrico prevalentemente maschile. È strano però, neanche un cadavere di un'infermiera abbiamo visto, niente. Inservienti. Manco giusto qualche guardia. Non le faranno lavorare le infermiere qui, se supererebbero sicuro. Sì, però con i sedativi la vedo difficile per quella gentaglia far del male alla ragazza. Ok. Oddio, finiamo veramente nelle fogne. Raggiungi le fogne. Nuovo obiettivo. Raggiungi le fogne, queste che sono, casa mia? Calogero le darà la. Li darà la caccia. Calogero non ha niente da fare che darci la caccia. Comunque. Ah! Qua non c'è nessuno, manco solo lei c'è il signor Nanni con cui parlare, perché questa gente proprio ne sbatte. Qui dovrà correre un sacco, glielo dico già. Ah, ma mi sono allenato i quadricipiti, vuole sentire quanto sono duri? No, deve allenarsi con i tasti del PC, non dire. Tutto chiuso, allora seguiamo la strada buia e spaventosa. Se non mi ricordo male, dobbiamo attivare delle pompe. Niente pompe per me oggi. Ma se qua è tutto chiuso. Allora. Qua è pieno di intricati misteri e puzzles. Lì di lì no. Ah beh, qua. Ok, lì sì. Qua può andare. E va bene, va bene. Qua credo che possiamo. Non lo usi la vita. La spenga, si esaurisce solo. Qualche effetto pop-up. Io dico di passar di là. Proviamo a vedere se si può passare. Sì, si può. Verso un luogo luminoso. E dovremmo anche ricordarcelo come via di fuga, perché il signor Calogero non è che può passare quel piccolo. Apri le due valvole. No, di lì non possiamo andare. Dobbiamo appunto aprire le due valvole e scendere, sì. Comunque le dicevo che sarebbe stata un'ottima via di fuga. Quello lì. Calogero? Sì. Se ne vada la via di fuga di prima. Era contorta premi. E che non sono capace. Ecco, così, così, col mignolo. Calogero, prova a prendermi, stronzo. Dove va? Farà il giro. Guardi che fisico allenato e prestante. Come tutti i panettieri. Sì, come tutti i panettieri, dorsale ipertrofico. Ok. Critichiamo tanto Fabio J, ma le nostre battute sono molto più scrappe. No, perché le nostre le facciamo noi. Oh. Quanto crede che si sia allontanato? Eh beh, con quel culo pesante non molto. Lei mi aiuti! Una batteria, visto. Si accuccia. Ah, devo anche accucciarmi. Avvicinarsi. Ecco. No, non mi avrai. Ci troverà
e poi ci inculerà. Quella pernacchia è stata una pernacchia nervosa. No, 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 no. No, Calogero, no. Azzo! Oh. Corra, corra! Non faccia l'handicappato e corra! E corro intanto qua! Fatto l'handicappato! Perché non ci ha rotto il collo subito? Avrebbe finito subito la... Scappamus! Ma abbiamo una vita. Sì. Calogero, sei un ritardato! Che spavento, lo sapevo che ci beccava! Certo. Ed è molto più intelligente degli altri, ricordiamo. Comunque, la prima pompa è stata attivata. Quante ne dovevamo attivare? Due. Due. Quindi, se non è da quella parte, è dall'altra parte. Dove è andato lui? No, non credo, credo che sia dalle altre stanze. Speriamo di no, anche perché... Ok, non a destra, di là non torniamoci più. Siamo sicuri? Sono sicuro. Siamo sicuri. Io non so allora cosa fare. È lì che ci osserva, che scruta ogni passo. Ma dove lo vede? È lì, lo vedo. È lì con quel culo flaccido. Faccio un zoom, guarda cosa c'è lì. Luce. No, aspetta. Lui era andato lì e non è tornato indietro. Quindi vuol dire che... Ah no, è andato a sinistra. Cos'è merda quella che c'è per terra? È qua. Sento le catene. Guarda quanta merda. È merda? E che vuole che Tastiamo. Sia? Tastiamo. Vediamo se è merda per davvero. E c'è una lattina. Io sento le catene però. Vuoi dire... Sento... Poi dietro e davanti, con un po' di culo magari sono dietro. Ma stiamo scherzando. Non se ne vada. Mi ha acchiappato. No. Ora se ne può andare. A destra. A destra. Che cazzo stanno ste valvole? Stanno nel mio culo, ecco dove stanno queste valvole. È che magari l'altra è dall'altro lato della fonte. Non penso. E comunque la strada è quella lì dove è andato Calogero. Sì, però non possiamo esplorarla per bene se c'è 2-3 coglioni. Dobbiamo trovare una soluzione. Comunque te l'avevo detto, con il mio culo proprio che mi ritrovo sempre, era scontato che fosse lì, Lo vedi quel ciccione di merda? Che episodio noioso. Lo dici tu. Per gli spettatori, per noi no. E io al momento sono uno spettatore. Allora la prossima lo farai tu, che dici? Potrei provare. Potresti provare. Sarebbe un'ottima idea. E il prossimo episodio si chiamerà Il nonno Nanni e entra in gioco. Sono più bravo a giocare ai giochi di Batman Arkham che a ste cose, però... Lord Nanni entra in gioco. E comunque sarà così, te ci scherzi, sarà così. Se fossimo Batman in sto manicomio sarebbe tutto più facile. Sì, avremmo già buttato Calogero giù e l'avremmo anche rotto. Esattamente. E qua comunque la valvola, deve essere... Ecco, vedi? Di là. No! E allora rifacciamo il giro, perché non ce la faremmo ad entrare nella cosa. Aiuto! Che fastidioso che sei, Calogero! Vabbè, almeno adesso sappiamo... Ecco, no! Poteva rientrare... No, poteva riacchiapparmi e uccidermi del tutto, Poteva. Che palle d'uovo che è! No! Ormai ha capito tutto. Sta lì fermo e ci aspetta. Dobbiamo essere rapidi. Appena sbuchiamo lì, deve correre nella fessura. Faremo così. E comunque sono ben propenso io a farti giocare al tuo prossimo episodio. Sarà molto divertente. Punzecchiarti. Sarà divertente per lei. Sì, moltissimo. Non sarebbe anche bello fare... No, forse a parte Kingdom Hearts, magari... Kingdom Hearts non sono capace. No. No, corra. È noioso, è veramente un episodio. Dobbiamo aspettare un po' di più. Sei una merda!
Vattene via! Sei obeso. Culo sporco, vattene. Come il mio criceto. È bella però la sua. Sì, è bella ma è obesa. Com'è bello stare nelle fessure, come le persone normali, non come voi persone grasse che non potete entrare in queste fessure per persone normali. Le persone grasse le spaccano le fessure. Infatti, loro sono molto più diretti. Dovrebbe essere andato. Col cazzo. Quel brutto frocio è nato lì, adesso si è piazzato, fa come quei bimbi minchia che spendono 60 euro per camperare in Call of Duty. Ok, ora... Corsi! Si corre. Ho detto si corre. Appena esce da lì, si butta nella fessura. Senza guardare se lui c'è o no. E se è nella fessura? Non c'è nella fessura. Ecco, presto. Corra, corra. Non è qui però. Vabbè, chi sei? Non importa. Oddio. E stavolta? Oddio, qua non ci sono. Chi? Come si chiamano gli armadietti? No, dobbiamo correre e tornare al punto di prima dove... Ormai le pompe sono andate, non dobbiamo... quindi non c'è più l'acqua. Quindi si rinfili a sinistra nel coso, prima che arrivi coso. Cosa il coso? Calogero! Calogero! Oddio, vabbè, chi se ne fotte, corre! No, 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 torni indietro. No! Potremmo correre facendo il giro. No, ci prende. Eccola lì. Si è buggato. Ma non può un uomo buggare! Mia nonna bugga sbagliando i miei nomi, contemporaneamente sbagliando i nomi. Lei bugga, lui no! No, vedi, guarda che stronzo! Adesso io mi metto lì, volevano scendere così non vanno più avanti, sti coglioni! Non ho capito la parola. Ma mi metto lì dove ci stanno le scale? Scherza! Oh, se lui vada... Oh, che agilità! Io avrei tanto voluto che inciampasse. Guarda, guarda dove va! Cosa ti ho detto? Guarda! Si mette lì! Ci fa correre, ho capito! Pensi che è facile, inciampava, si rompeva la testa, morto. Ma perché non lo picchiamo, semplicemente? Perché siamo dei giornalisti handicappati. Dovremmo... Ed è lì che i nerd rimpiangono di non aver fatto un po' di attività fisica. Vada correndo... no. Non possiamo. Santo cielo. Che figlio di puttana. A sinistra. Ma facciamo il giro lungo e torniamo dall'altra parte, vedi? Anche te non hai imparato molto, ecco. No. Te l'ho detto. È fastidioso. È come Peter Griffin, si è dimenticato come ci si siede, qui invece si è dimenticato come. Perché viene qui? Tanto non ci puoi prendere. Quello è un soggetto per... Ma è girato o cosa? Ci si è girato. No. Sta diventando veramente stressante. Io voglio scappare. Mi viene proprio l'impeto di dargli un pugno e scappare giù. Certo, con i miei polsi e con queste mie dita scheletriche non riuscirei. Vuoi che provo io a prendere il comando per questo finale? L'episodio? Sì. No, il prossimo. Va bene, allora sfuggirà lei da Calogero. Basta però, Calogero, basta, Mi sto grattando le cosce dal prurito. Guarda che stronzo, ha capito? Mi fa piacere un'IA così intelligente, ma poi diventa frustrante. Vattene. Ecco. Che poi, com'è che si chiamava Calogero qua? Chris Walker. Cristiano camminatore. Basta, corriamo. Sì. Siamo sicuri, no? Corra. Vaffanculo Calogero. Vaffanculo te. Rientriamo nella fessura. Vaffanculo te, chi non te lo dice? No, non lì. Ci vuole troppo per andare lì. No, forse no. Fanculo! Bastardo! Ah, mi ha sorpreso. Ma che mi ha sorpreso, che lo sapevo fare, dovevo soltanto aspettare il momento opportuno. Ok.
appena scendiamo direi di chiudere. Ah, oh, sì, sì. Oh! Allora. Finiamola qui. Sì, salviamo e usciamo. Alla Eleonori. Questa puntata è stata veramente stressante, ma per me sarà molto peggio se la prossima volta proverò. Quindi auguratemi buona fortuna. Buona fortuna, signor Nanni. Addio. Addio. Please.